Buongiorno a tutti, oggi andremo a vedere le caratteristiche del libro La matematica a fumetti, anzi dei due libri, La matematica a fumetti volume 1, volume 2. Sigla. Oggi andremo a vedere le caratteristiche dei due libri, La matematica a fumetti 1, la matematica a fumetti 2. Il primo volume riguarda l'aritmetica e l'algebra, il secondo la geometria. La differenza tra i due libri la potete notare anche dal colore diverso. Questo è il primo volume, come vedete ha un colore azzurrino, e mentre quest'altro che vedete qui al mio fianco è il secondo volume, ha un colore arancione. Su che si basano questi due libri? Sulla spiegazione della matematica con linguaggio dei fumetti. Il libro è indicato per la fascia d'età 10, 12, 13 anni, cioè il periodo in cui i bambini sono alla scuola secondaria di primo grado, quindi alla scuola media. Però può andare bene anche per il quinto anno delle elementari fino al biennio delle superiori. È utile anche per gli insegnanti per prepararsi le lezioni in maniera un pochino più accattivante e per i genitori che devono seguire i propri figli nello svolgimento degli esercizi. Quindi vi consiglio questi due libri da affiancare ai normali libri di testo che spesso hanno molto testo, poche figure, scritte molto piccole. Invece in questo modo il bambino ha la possibilità di leggere magari dal libro di testo l'argomento, però poi poterlo confrontare con quello che è spiegato nel libro in maniera molto più semplice, però senza perdere il rigore scientifico. Infatti voi dovete sapere che i due libri abbracciano tutti gli argomenti della matematica, dall'aritmetica fino alla geometria, senza tralasciare nulla. L'unica cosa che varia rispetto ai libri di testo normali è il linguaggio molto più semplice, però tutti gli argomenti sono trattati in maniera molto dettagliata. Un'altra cosa importante è che non si parte dalla definizione come spesso fanno i libri, prima la definizione, poi la spiegazione, la dimostrazione. No, qui si fa una continua ricerca perché ci sono due omini. Che sono i personaggi chiave di questi fumetti. Un personaggio piccolino che pone continuamente domande all'adulto e l'adulto che risponde e chiarisce i dubbi del bimbo. Quindi attraverso il botta e risposta di questi due personaggini, quindi proprio avete proprio la caratteristica nuvoletta del fumetto sui due personaggi, arriverete alla soluzione finale, alla definizione, senza accorgervene. E quindi il bambino, è incentivato ad andare avanti, a scoprire, qual è il finale di questo botta e risposta. E quindi, piano piano, leggendo tutti i libri, che poi sono 300, circa 300 pagine al libro, quindi sono ben 600 pagine di fumetti, tutte colorate. Il bambino impara la matematica senza accorgersene. Altra cosa fondamentale, c'è un capitolo sulla statistica anche, un capitolo sul calcolo delle probabilità, un capitolo sulle prove invalsi, quindi il bimbo si può esercitare, poi i due omini guidano il bambino nella scoperta della soluzione finale. Quindi si raggiunge la soluzione finale, quindi il bambino può provare a svolgere i problemi da soli, i quesiti da solo, e poi dopo vedere come si fa. E poi abbiamo un capitolo su come svolgere un problema di geometria, cioè dove andare a mettere la figura, cosa sono le incognite, cosa sono i dati, come vanno tabulati, quali sono i passaggi per svolgere un problema, quindi in che ordine. Qual è il consiglio che dà il libro per svolgere al meglio un problema? Il bambino lì può andare a vedere come farlo. C'è un capitolo sui solidi. Tutti gli argomenti della aritmetica, algebra e geometria sono trattati in questi due libri. Come acquistare i due libri? I due libri si possono acquistare in due modi. O si va direttamente sul ilmiolibro.cataweb.it, vedete scritto qui sopra, oppure
registrarsi, cercare il libro e poi aggiungerlo al carrello, come se si acquistasse su Amazon, e poi procedere con l'ordine e vi arriverà a casa in 5-7 giorni massimo. Oppure, in maniera più semplice, andate nel motore di ricerca Google, per esempio, digitate la matematica a fumetti, tra i primi link vi uscirà uno sul primo volume e un altro sul secondo volume. E cliccandoci sopra andrete direttamente nella pagina dei due libri, vi registrate, quindi vi chiederà i dati, la registrazione è gratuita, perché se non vi registrate non lo potete acquistare, così come quando fate gli acquisti su Amazon. Aggiungete al carrello, fate tutto, procedete con l'ordine. Una volta che date l'ok, vi arriverà a casa, vi ho detto, in 5, massimo 7 giorni, 10 massimo. E vi arriveranno questi due libri molto pesanti, perché i libri utilizzano, quando c'è un libro a colori, utilizzano dei fogli più doppi, più spessi, quindi sono abbastanza pesanti, ma piccolini. Quindi il vantaggio è che non hanno la grandezza dei libri normali di testo che si usano in classe, ma hanno una dimensione più piccola, la classica dimensione dei romanzi. E quindi sono facilmente portabili, si può mettere facilmente in una borsa, si possono portare dietro e vedrete che saranno degli ottimi compagni di viaggio che vi accompagneranno anche per gli insegnanti, soprattutto per gli insegnanti, per trovare un metodo per raccontare, spiegare la matematica in maniera un po' più simpatica e semplice. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima. Ciao ciao!